essere un inizio per interrelazionarci con voi e descrivervi quello che accade all'interno del nostro Municipio 5. Sono ormai mesi che il Pigneto denuncia una situazione di degrado e di insicurezza costante che sta vivendo il quartiere. E con il Municipio 5 abbiamo deciso di portare avanti una mozione che potesse impegnare il Presidente del Municipio e quindi di conseguenza il Sindaco Marino a appunto prendere il controllo della situazione e a garantire la sicurezza ai cittadini e un minimo di decoro urbano. E questo poteva essere attuato già nella precedente consiliatura, visto che il Presidente era sempre Palmieri, già con piccole azioni, magari garantendo la sicurezza tramite l'illuminazione, garantendo il decoro urbano, spostando il mercato. Il problema principale è quello del degrado, della vendita di sostanze stupefacenti che non sono soltanto fumo, ma anche droghe pesanti. Questa è la denuncia che gli abitanti gli hanno fatto al sindaco Marino e a tutta la giunta municipale del quinto municipio. Noi abbiamo assistito a tutto questo e abbiamo condiviso, come diceva prima Eleonora, la mozione fatta in consiglio municipale. Crediamo opportuno che si intervenga drasticamente. Il sindaco ha detto che in 10-12 giorni al massimo avrebbe iniziato a risolvere il problema e ha chiesto un tavolo condiviso con i cittadini del quartiere in modo tale che si verifichino volta per volta tutte le posizioni importanti che ci sono all'interno del quadrante Pigneto. Siamo felici di aver sostenuto questa mozione nella speranza che veramente il sindaco riesca stavolta a risolvere la criticità del Pigneto, perché dobbiamo ricordare che purtroppo non sempre siamo sostenuti all'interno del municipio, spesso quando portiamo le mozioni vengono bocciate a prescindere, ci vengono bocciate a prescindere con scuse aleatorie, insomma. Ricordiamo ad esempio l'ultima mozione che abbiamo portato riguardo il degrado del parchetto di Largo Preneste. Abbiamo fatto una mozione appunto per riqualificarlo e in quel caso ci hanno bocciato la mozione col pretesto che già si è scoperto tutto ad un tratto che già erano stati stanziati dei soldi, 290.000 euro sembra, e che quindi non c'era motivo di portare avanti una mozione. Peccato che le mozioni vengono già discusse nella conferenza dei capigruppo e nessuno dei consiglieri aveva dichiarato o ci aveva fatto sapere che già c'era un progetto in atto. Quindi ci siamo chiesti, abbiamo chiesto per quale motivo non siamo stati informati di questi fatti, non ci hanno ignorato, nel senso non hanno saputo darci risposta. Talvolta pensiamo in realtà che sia una volontà di perdere tempo, di spendere soldi, sperperare denaro pubblico, organizzando consigli e commissioni a oltranza. Abbiamo riscontrato che ogni volta queste mozioni, adesso vi racconterà anche Gianni magari della delibera 355 o di altre mozioni che abbiamo portato, come sulla linea dell'autobus, ci sono state bocciate quando mozioni simili venivano sostenute sia dalla maggioranza che dall'opposizione, il che poi ci fa pensare sempre che ci sia una coalizione interna fra destra e sinistra nell'essere coesi contro il Movimento 5 Stelle.